Ci sono in un allegato, parlavamo di amministrazione trasparente, di trasparenza, adesso nel piano anticorruzione va incluso, come accade già anche nel nostro comune, è parte integrante del piano dell'anticorruzione e della trasparenza, e nell'allegato vanno indicati i soggetti che hanno l'obbligo di pubblicare, i responsabili della pubblicazione dei dati e delle informazioni. Diventa necessariamente una parte integrante del piano della performance, e queste ultime modifiche anche per quanto riguarda i dati curricula dell'ODE sono le novità introdotte dal 97 che ha modificato il 33. Abbiamo, per quanto riguarda il ciclo della performance, abbiamo le particolari sottosezioni performance dove vengono pubblicate tutti i provvedimenti, cioè la relazione sulla performance annuale, nonché la relazione di validazione del nucleo, del nuovo a secondo dell'ente che è stato scelto, i bilanci, quindi i bilanci preventivi e consuntivi, e tutta la parte relativa ai controlli e rilievi fatti all'amministrazione dagli organi preposti al controllo. Io avrei finito e invito il dirigente della Bella per quanto riguarda ripartiamo l'illustrazione con i vari settori di competenza dei dirigenti per quanto riguarda le finanze, poi l'affari generali, cultura, sport, turismo, chi più che ne metta, non ne so, polizia locale, non so quello che vogliamo mettere dentro, Torelli, più il Dipartimento dei Lavori Pubblici. E questo vuole essere una carrellata attraverso slide di i principali risultati, obiettivi raggiunti nel quinquennio di consigliatura precedente. Sta a voi, vi delego perché non avendo vissuto la gestione amministrativa non posso essere di nessuna utilità, valutate voi se fare un collegamento con la performance 2016 in modo che mentre si parla di un qualcosa si possa anche contemporaneamente illustrare la performance 2016, che sarebbe l'obbligo diciamo minimo da assicurare nella giornata della trasparenza. Come vi ho detto prima, ho ritenuto opportuno, d'accordo con i dirigenti, illustrare qualcosa della relazione del quinquennio perché penso che sia un qualcosa in più, sempre in un rapporto di diciamo informativo verso le associazioni e i cittadini. Se mi consente, volevo, visto che siamo, non disturbo gli altri perché mi sento di essere l'unico, insomma, come spettatore esterno, e avrei piacere di una spiegazione anche del dottoressa che diciamo, illustrerà adesso il piano delle performance. Come sapete esiste il piano della corruzione integrato, questo lo raccomanda anche il piano nazionale della corruzione del 2015, all'allegato 1, il piano della prevenzione della corruzione deve essere integrato con il piano della trasparenza, come giustamente ha detto il responsabile della prevenzione della corruzione, con il piano delle performance, ma, ed è qui il punto collegato alle carte dei servizi, con gli standard di qualità dei servizi. E allora io mi chiedo, perché ho preso in esame il vostro piano delle performance, questo aspetto chiaramente voi avete difficoltà a realizzarlo perché se non siete in regola con le carte dei servizi, però io credo che vada messo tra le priorità anche alla luce della nuova legge Madia, no? Che ha previsto proprio che la customer satisfaction, il grado di soddisfazione della qualità dei servizi da parte degli utenti deve essere uno dei requisiti prioritari sul quale puoi valutare le relazioni delle performance e i premi ai dirigenti e al personale. Ecco, io vorrei che poi dopo lei mi spiegasse come mai, se vi siete posti questo problema, quando le norme vengono emanate, vengono pubblicate, vengono discusse, vi sarete posti il problema, ma quando in questo punto il Piano Nazionale Anticorruzione prevede l'obbligo di integrarlo con gli standard di qualità, voi avrete chiesto sicuramente all'interno di noi questi standard, ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, come li ricaviamo, che facciamo, facciamo finto di non averlo letto a questo punto? Ecco, questo vorrei, perché poi si riallaccia l'altra questione delle carte dei servizi per i quali con tanta insistenza abbiamo dovuto mandare una diffida. Grazie. Allora, buonasera e
allora parliamo adesso della relazione di fine mandato, cioè da un aspetto di natura teorica passiamo proprio ad aspetti pratici, quindi i numeri del Comune di Pesaro. Relazione di fine mandato che è un documento, a differenza di per esempio del bilancio sociale, che non ha una valenza prettamente politica. La relazione di fine mandato è un documento approvato con decreto ministeriale, quindi segue uno schema preciso e il compito principale è quello di valutare l'operato dell'amministrazione, in particolare del sindaco, tant'è che è un obbligo di legge. Va redatto e pubblicato e trasmesso alla Corte dei Conti entro un termine prima della conclusione del mandato amministrativo di ogni pubblica amministrazione. I revisori dei conti, il Collegio dei Revisori, devono asseverare tutti i dati che sono previsti e tutti i dati di natura, chiaramente io questa sera mi occuperò prettamente di aspetti contabili economico-finanziari, che sono quelli che seguo, e da questo punto di vista, essendo uno schema uguale per tutti, c'è la possibilità di effettuare delle comparazioni sia in termini territoriali, quindi il comune di Jesi con altri comuni che tipo di performance ha avuto, sia in termini temporali, perché un soggetto, anche se questo adempimento è da pochi anni che è obbligatorio, è possibile verificare più avanti, quindi nel corso degli anni, l'andamento delle performance e quindi di come è stato, come è iniziato il comune, l'inizio dell'amministrazione e come è terminato, quindi anche una comparazione dal punto di vista temporale. Quindi la sottoscrizione, è un documento obbligatorio, tra l'altro sono previste sanzioni in caso di mancata compilazione. Recentissima una sentenza della Corte dei Conti Umbria del 2016 che ha condannato un sindaco che si è dimesso, ha terminato il suo mandato prima della conclusione del suo mandato amministrativo, non ha sottoscritto la relazione di fine mandato, ma questa relazione è stata sottoscritta dal commissario straordinario. La Corte dei Conti ha invitato il Comune, più che un invito, però la Corte dei Conti quando si muove, più che invito, è un invito ad applicare la norma, a sanzionare il sindaco. So che il sindaco ha fatto ricorso al TAR, quindi sarà molto interessante vedere anche il confronto di giudicati tra queste due cose, quindi è una cosa molto interessante. In ogni caso noi per tempo abbiamo, anche perché non c'è nulla di, anzi c'è tutto da far vedere. L'altro aspetto molto importante è che i dati non sono dati presi così, uno magari un'amministrazione nel momento in cui predispone un bilancio sociale evidenzia per esempio solo dati positivi, non anche dati negativi. Nella relazione di fine mandato si prendono solo certi tipi di indicatori che sono uguali per tutti, da documenti ufficiali che sono i certificati e i rendiconti di gestione, quindi sono documenti che vengono caricati nei portali del Ministero dell'Interno a fini statistici e della Ragioneria Generale dello Stato per poi essere in qualche modo analizzati e poi verificati anche dalla magistratura contabile. Quindi queste le informazioni che vedremo successivamente fanno riferimento al programma di mandato 2012-2015, mentre per il 2016, non essendo stato approvato il rendiconto di gestione che si approva ad aprile, noi l'abbiamo trasmesso i primi di aprile, abbiamo preso dei valori di preconsuntivo che in ogni caso avevamo come dati definitivi. Andiamo avanti, adesso vado un po' più veloce. Allora, uno degli aspetti, com'è la struttura organizzativa? Questa è la struttura organizzativa del Comune di Jesi, non si legge bene, comunque c'è il sindaco, il segretario generale e poi ci sono quattro aree funzionali, quindi l'area risorse finanziarie, l'area servizi al cittadino e alle imprese, l'area servizi tecnici, area sviluppo risorse umane. Ci sono poi degli uffici di staff
tra cui ecco, l'area affari generali, la polizia locale, la centrale unità di committenza e così via. Poi all'interno di ogni area ci sono i singoli servizi. Andiamo avanti. Poi altri parametri, ecco, altro aspetto che va evidenziato obbligatorio, le condizioni del comune dal punto di vista della salute del bilancio. Quindi se il comune ha dichiarato il dissesto, quindi il comune di Jesi non ha mai dichiarato il dissesto finanziario né condizioni di predissesto, e poi ci sono dei parametri obiettivi per accertare la condizione di ente strutturalmente deficitario. Che significa? Significa che se anche il comune non è un ente diciamo sull'orlo del dissesto, però ci sono degli indicatori, l'ultimo decreto ministeriale prevede 10 indicatori che possono fungere da spia d'allarme, un po' come ecco, nel cruscotto si accende qualche spia, guardate che in questa situazione c'è qualcosa che non va. Quindi si prende il primo anno del mandato, 2012, e l'ultimo anno del mandato, quindi in entrambi i casi il Comune di Jesi ha avuto sempre parametri, nessun parametro positivo, quindi tutti i, diciamo, i vincoli sono stati rispettati e tutti i livelli di allarme erano sotto soglia. Andiamo avanti. Altre cose, vediamo un po'. Ecco, questo è l'elenco del personale, altro aspetto, quindi indicazioni stabilite e tassative, l'andamento del totale del personale del comparto a tempo indeterminato. Quindi siamo passati da 318 unità nel 2011 a 243 nel 2017. Quindi una riduzione sull'intero periodo del 23,58%. Questa è una performance che noi abbiamo equiparato lo scorso anno, i dati disponibili da IFEL, che è la fondazione dell'ANCI, erano previsti tra il 2010 e il 2015. Noi abbiamo avuto delle performance con grossi sacrifici, ma anche perché, detto molto francamente, partivamo da una situazione abbastanza pesante. Quindi nel momento in cui c'è stata la possibilità di pensionamenti, questi non sono stati sostituiti in toto, ma in piccola parte, attraverso delle riorganizzazioni, e quindi andiamo avanti intanto, e quindi ecco, c'è stata una riduzione notevole. Questo è il personale dirigenziale, siamo passati nel 2011 da 8 dirigenti, attualmente siamo a 3. Quindi anche in questo caso andiamo avanti, una redistribuzione, quindi una riduzione del 62% con una redistribuzione di tutte le deleghe che in precedenza, tanto va detto, al di là del direttore generale che era a tempo determinato, però anche dirigenti a tempo indeterminato, fino a che non ci sono stati dei pensionamenti, la struttura diciamo era un po' blindata. E questa unità, il personale a tempo determinato, passiamo a passare da 9 unità nel 2011 a 6 unità nel 2016. Andiamo avanti, in realtà adesso il personale a tempo determinato sono alte professionalità, quindi dipendenti che danno un valore aggiunto e si occupano di aspetti molto, molto diciamo, professionalmente complessi. Andiamo avanti, la spesa per retribuzioni, questo abbiamo visto finora l'andamento diciamo, del numero dei dipendenti, questo è invece la spesa di personale, anche in questo caso del comparto, a tempo indeterminato. Siamo passati da 8 milioni e 500 mila euro nel 2011 a 2 milioni a 6 milioni e 310. In questo caso è una variazione che è molto simile a quella che è la riduzione dell'andamento del numero di persone, quindi una riduzione del 26%. Possiamo dire a fine 2017 c'è un'ulteriore riduzione, abbiamo approvato il bilancio di previsione 2018 lunedì scorso in Consiglio Comunale e il trend chiaramente non avrà questa tendenza così elevata di riduzione, ma si tende sempre a una riduzione stabile di qualche unità, quindi si cercherà, ecco, uno degli aspetti fondamentali su quali punta il sindaco e l'amministrazione è quella di riorganizzare i processi e di digitalizzare per fare in modo che con un personale più ridotto si riesca a migliorare anche le performance nei confronti dei cittadini e diciamo dei professionisti che in qualsiasi modo interagiscono con il nostro lavoro. Avanti.
questo è il personale dirigenziale, la spesa, siamo passati da, da 659.000 euro del 2011 a 259 nel 2016, quindi una riduzione del 60%, anche questa è in linea con la riduzione del numero, andiamo avanti, del numero diciamo di dirigenti, anche in questo caso con grandi sforzi. Questo è il personale a tempo determinato, sono passati da 259.000 euro nel 2011 a 152.000 euro nel 2016, anche qui una riduzione del 41%, andiamo avanti sia perché per i vincoli normativi, sia perché appunto a livello di riorganizzazioni abbiamo cercato, questa è col totale della spesa, qui abbiamo inserito anche i contributi, quindi non solo le retribuzioni lorde, ma anche i contributi a carico dell'ente, che ammontano a circa il 30%, oscilla tra il 28 e il 30%, più l'IRAP che ammonta all'8,5%. Quindi rispetto a quei dati che abbiamo visto precedentemente, questi valori tengono conto anche di un 38,50% aggiuntivo che ci dà il colpo d'occhio della spesa per il personale futuro. Quindi passiamo da 12.482.000 del 2011 a 9.111.000 del 2016. Anche in questo caso siamo al 27%, in linea con solo tenendo conto delle riduzioni lorde. Avanti. Ecco, questa è la spesa per le retribuzioni, quindi il risparmio complessivo è stato tra il 2011 e il 2016 di ben 10.600.000 euro. Quindi riorganizzare i processi e l'ente ha comportato insomma un risparmio di oltre 10 milioni di euro. Allora, gli obiettivi, vado molto velocemente sul bilancio. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una serie, perché ecco, una battuta, la settimana scorsa c'è stata una seduta pubblica sul bilancio, c'erano diversi cittadini. Un cittadino, quando ha visto questi dati, ha detto: ma quale magia avete fatto? In maniera molto ironica, sinceramente. Purtroppo non c'è stata nessuna, dico purtroppo perché poi la fatica è stata molto difficile. Vedremo un attimo, cioè noi abbiamo rinegoziato tutti gli appalti, abbiamo fatto in modo di avere gli stessi servizi ma con dei costi inferiori. In un momento di crisi abbiamo sfruttato la concorrenza, per cui tutte le ditte, ma io dico anche i professionisti, noi abbiamo, anche io personalmente, telefonato chiedendo ai professionisti una riduzione del 20%. Scherzando, però i professionisti hanno accettato tutto dicendo: bene, è un momento di crisi, purché siamo in grado, parlo per esempio dei commercialisti che si occupano della parte fiscale delle società partecipate, per cui è un rapporto continuativo come avviene sempre, però hanno accettato tutti, 1.000 da una parte e 2.000 dall'altra, alla fine abbiamo avuto dei risparmi che poi andremo a vedere. Ecco, uno di questi è stato l'abbandono dei rapporti per quanto riguarda la riscossione non coattiva ma spontanea con Equitalia. Noi abbiamo risparmiato solo da questo passaggio 200.000 euro, quindi abbiamo fatto una gara per spedire, cosa che prima faceva Equitalia, prima con Poste e poi con delle poste private, e anche lì abbiamo dimezzato il costo. Chiaramente è stato un lavoro aggiuntivo per il personale, ma noi in questo momento, oltre ad avere dei risparmi economici, abbiamo anche il polso della situazione, perché in questi casi a noi è capitato, Poste non ha recapitato un pacco con una decina di vie, nel momento in cui è arrivata immediatamente la segnalazione da parte dei cittadini, noi siamo stati in grado di intervenire immediatamente, anche chiamando i contribuenti e sapendo che certe vie non erano coperte, siamo riusciti, anche lì con grande sforzo però, a contenere il danno e la situazione, perché Poste non era stata in grado, e abbiamo risolto, ecco, in maniera, chiaramente se avessimo avuto un appalto all'esterno tutto gestito da Equitalia avremmo avuto sicuramente delle grosse difficoltà e grossi disagi per i cittadini. Andiamo avanti. Allora, altro aspetto, ecco, questo è il recupero dell'evasione, lo abbiamo fatto anche in questo caso. Si è interagito con l'Agenzia delle Entrate, ma anche un recupero dell'evasione attraverso un incrocio dei dati. Questo è un dato, l'ultimo che era di 980.000 euro di recupero, quest'anno abbiamo superato il milione di euro, anche perché poi siamo passati dall'ICI all'IMU, in cui
l'imposta è molto più alta rispetto a quella che era l'ICI, per cui andiamo avanti. Per cui diciamo comunque il trend è sempre abbastanza costante. Scusi, avete anche utilizzato quella nuova normativa, ma è nuova, non è più, che prevede un incentivo per il comune che collabora con l'Agenzia delle Entrate per segnalare affitti in nero o altre evasioni? L'abbiamo utilizzata, abbiamo preso qualche decina di migliaia di euro, i dati mi pare che ce l'hanno dati lo scorso anno. L'unico aspetto è che l'Agenzia delle Entrate alcune segnalazioni non le prende in carico perché loro vorrebbero un lavoro molto più corposo, che allora in questi casi si cerca di come dire, lavorare solo quelle pratiche un po' più corpose, tralasciando, perché poi sappiamo che non le lavorano, quelle di poche centinaia di euro. In realtà nel nostro caso, quando parliamo per esempio di ICI o di tassa rifiuti, noi abbiamo importi molto bassi, quindi sotto i 1.000 euro. Quindi ecco, comunque abbiamo fatto queste segnalazioni e qualche migliaio di euro ci è arrivato. Purtroppo ecco, in Italia non sempre ho visto, si lavora un po' a spot da questo punto di vista. Comunque noi abbiamo tuttora la convenzione vigente con SIA, c'è scaduta mi pare nel 2016, l'abbiamo prontamente rinnovata perché ci hanno tutto in via telematica, quindi e da questo punto di vista anche noi abbiamo dei vantaggi perché riusciamo ad accedere all'anagrafe tributaria, alla quale tra l'altro abbiamo avuto un'ispezione, siamo stati i primi, e un'ispezione da parte dell'agenzia, della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, che hanno fatto delle verifiche e andava quasi tutto bene, ci hanno fatto delle raccomandazioni di formalizzare alcuni passaggi. Dopo 3 mesi sono arrivati, non eravamo chiaramente tutti in regola, e ci hanno anche, insomma, ci è servito anche per verificare com'era il nostro comportamento, quindi è stata una, diciamo, un'ispezione però di tipo collaborativo, perché quando hanno visto che sugli aspetti essenziali eravamo rispettosi delle norme e quant'altro, insomma, e questo ci ha fatto piacere. Scusi, una sola piccola domanda, voi siete in grado quindi anche con l'accesso al controllo incrociato anche a verificare volendo anche a campione le dichiarazioni ISEE, le dichiarazioni no? No, le dichiarazioni ISEE sono quelle, sono attraverso quella abbiamo, quella abbiamo, che poi magari il dottor Torelli è il dirigente che gestisce questi aspetti, c'è una convenzione con la Guardia di Finanza. E quindi è la Guardia di Finanza, perché noi fino a un certo punto noi non siamo in grado, loro hanno altri strumenti, altri software che sono in grado proprio di andare a vedere per esempio i conti correnti e quant'altro. Noi solo gli aspetti, diciamo, catastali o dichiarazione dei redditi, ma non in maniera dinamica. La Guardia di Finanza ha sicuramente altri strumenti. Quindi noi abbiamo poi una convenzione che, ecco, qualche volta poi quando ci mettono le mani escono fuori delle cose, insomma, interessanti. Andiamo avanti. Ecco, questo sì, questo è uno dei primi aspetti che abbiamo. Nel nostro portale c'è la possibilità di fare il calcolo IMU e TASI in automatico, quindi caricando i propri dati, c'è anche la stampa del modello F24, e quindi questo è un primo passaggio. Adesso stiamo implementando, ma stiamo anche qui aspettando la Regione Marche, perché ci siamo collegati a loro per fare anche i pagamenti online. Siamo già in grado con il discorso sanzione al codice della strada, siamo già partiti. Quindi, però questo è un aspetto che dovremmo migliorare ulteriormente. Andiamo avanti. Allora, queste, vabbè, l'evoluzione delle norme, dunque, quindi, sì, questo abbiamo gestito il passaggio sulla tassa rifiuti da Tares a Tarso a Tari, e andiamo avanti intanto qui, l'addizionale IRPEF, poi vedremo se ci sono dati ulteriori. Ecco, questo è l'altro aspetto, andiamo avanti. L'altro aspetto è che fino al 2012 si utilizzavano proventi da alienazioni e di oneri di urbanizzazione per finanziare spesa corrente, cosa che non è vietato, ma che la Corte dei Conti ha sempre suggerito di non fare, perché, come poi si è verificato a seguito della crisi, se prima incassavamo 2 milioni di euro di oneri di urbanizzazione, adesso ne incassiamo 600-700 mila, non avremmo avuto più la possibilità di garantire l'equilibrio corrente. Dal 2013 questi introiti che servono per fare investimenti sono utilizzati esclusivamente per investimenti, ed è stato uno sforzo notevole.
Altri aspetti che già gestivamo da tempo, la dematerializzazione del documentale, io parlo sempre di aspetti contabili, avanti, che è la fattura elettronica e l'ordinativo informatico. Quindi noi in questo momento firmiamo digitalmente tutti i mandati di pagamento e le reversali, trasmettiamo con dei flussi alla banca, alla tesoreria e riceviamo le fatture elettroniche da questo punto di vista. Questo andiamo avanti. Quando facciamo delle esternalizzazioni, qui abbiamo sempre fatto valutazioni di efficienza economica, la revisione della spesa, quindi, ecco, un altro aspetto molto importante, per esempio sulle polizze assicurative, quando dicevo abbiamo rivisto tutti i contratti attraverso, abbiamo fatto una gara, abbiamo selezionato dei broker assicurativi che ci hanno rimodulato le polizze e ci hanno consentito un risparmio di spesa, siamo passati da 500.000 euro a circa 350.000 euro, garantendo le stesse coperture. Anzi, una cosa proprio di questi giorni che dovrebbe andare in giunta domani, eravamo coperti anche per il terremoto, a Iesi non ci sono stati danni salvo per una decina di immobili, uno dei quali era un asilo nido gestito da privati, sui quali abbiamo ottenuto un risarcimento parziale. Però ecco, la rinegoziazione, oltre ad aver portato dei risparmi, ha portato anche delle clausole contrattuali che precedentemente non avevamo. Scusi, l'acquisto MEPA o Consip, voi siete, diciamo, obbligati? Noi siamo obbligati e lo facciamo. Integralmente oppure avete solo qualche eccezione? Allora, siamo obbligati a Consip per alcuni, diciamo, quello che prevedono le attuali norme. Tant'è che sul sito acquisti della pubblica amministrazione c'è proprio la tabella obblighi facoltà. Per quello che riguarda gli obblighi delle convenzioni Consip, anzi adesso mi è venuta in mente una cosa che è molto interessante. Per quello che riguarda il discorso obblighi Consip, per esempio per quello che riguarda i carburanti o le utenze, siamo obbligati e quindi andiamo sempre a Consip. Per quello che riguarda il MEPA, sopra i 1.000 euro, noi facciamo anche gare sul MEPA e quindi c'è la possibilità, quello che dicevo prima, quando c'è la possibilità di mettere in concorrenza delle imprese, soprattutto su prodotti standard, faccio un esempio, licenze della Microsoft, quindi Office e così, sia che la compro a Palermo sia che la compro a Torino, noi facciamo il bando aperto in tutta Italia e risparmiamo anche tanto, per cui è molto importante. Ecco, quello che dicevo mi è venuto in mente, anche questo è una grande fatica ma anche delle grandi soddisfazioni. Siamo stati i primi in Italia ad aderire al contratto, adesso non era una convenzione, era un accordo quadro. Un accordo quadro sulle stampanti e fotocopiatrici. Noi avevamo una situazione, avevamo circa 90 tra stampanti e fotocopiatrici, quindi c'erano delle stampanti, laser, getto d'inchiostro, fotocopiatrici, multifunzione e quant'altro, 90 apparecchi, perché siamo purtroppo, questi sono immobili vecchi, dislocati su 4 palazzi diversi su 3 piani. Noi abbiamo aderito alla convenzione, il nostro CED su questo è stato encomiabile perché ha fatto proprio un progetto e abbiamo ridotto da 90 a 30. Abbiamo aderito alla convenzione e abbiamo adesso c'è l'utilizzo del badge, quindi non stampiamo, quindi se io mi sono sbagliato, ho lanciato 100 stampe invece di una, se io posso annullarle prima ancora di andarle a prendere. Non solo, ma io posso lanciare una stampa dalla mia postazione, andarla a prendere 4 piani sotto perché magari ho una riunione, quindi vado giù con il mio badge in qualsiasi momento. C'è il discorso riservatezza, per cui se io faccio una stampa riservata non è che qualsiasi persona la può prendere, e su quello abbiamo risparmiato tantissimo. Abbiamo risparmiato, io adesso in termini quantitativi non lo so, ma sicuramente in termini organizzativi molto. Siamo stati i primi, tra l'altro Consip ci ha anche intervistato, per un periodo siamo stati nella prima pagina di Consip, è stata una soddisfazione, più che altro per l'ingegnere che ci ha lavorato tanto, è stata una soddisfazione. Perché poi, ecco, questo è un altro aspetto molto importante sul quale anche questa è una piccola soddisfazione che abbiamo avuto. Questo ente aveva dei contratti di swap di finanza derivata derivanti dal 2001, contratti chiaramente tutti sbilanciati a favore della banca. Noi abbiamo cercato anche qua dal 2012 di
chiudere questo swap con una banca primaria a livello nazionale, cercando insomma di transare. La banca chiaramente non ne voleva sapere, allora noi abbiamo anche in questo caso, facendo una gara pubblica, abbiamo anche in questo caso ottenuto condizioni eccezionali, dato l'incarico ad una società dicendo: io ti pago solo in percentuale in base a quello che mi fai risparmiare. La società ha fatto una sua perizia, una sua relazione, ci ha detto che il contratto era totalmente a favore della banca. A quel punto siamo andati in causa. Siamo andati in causa a competenza del Tribunale di Milano. E il giudice ha nominato un perito. Il perito ha detto in definitiva queste cose. Allora, il contratto è formalmente corretto, dal punto di vista sostanziale, totalmente irrispettoso delle norme a tutela degli enti locali. Ha condannato la banca a pagare 1.300.000 euro che la banca a novembre 2016 ci ha versato. Quindi questa è stata, e abbiamo chiuso il contratto, non abbiamo più contratti derivati. Questa è stata una grande soddisfazione perché, ecco, anche in questo caso, in precedenza avevamo questo contratto, se andiamo avanti dovremmo poi avere anche i flussi finanziari. Come? Allora, cerco di essere molto più veloce. Allora, pagamento, abbiamo anche in questo caso, altro aspetto che siamo riusciti a sistemare. Abbiamo avuto delle sentenze degli espropri derivanti da un esproprio del 1984 e c'è stata una condanna nel 2016, tre sentenze, totale 1.700.000 euro. Noi siamo riusciti a paghiamo l'ultima rata quest'anno e a chiudere espropri del 1984. Ecco, se avessimo avuto un bilancio, diciamo, non sano, non saremmo riusciti sicuramente a pagare 1.700.000 euro. Ma abbiamo chiuso una vertenza che purtroppo, andiamo avanti, che purtroppo ci ha insomma in qualche modo ci preoccupava. Livello di indebitamento, questo è, siamo passati dal 26 milioni del 2012 a 16 milioni nel 2016. Posso dire che a fine 2018 saremo a 10 milioni di euro, una riduzione complessiva, qui parliamo del 35-82%, i dati a fine 2018 prevederanno una riduzione complessiva del 60% dell'indebitamento, quindi siamo riusciti anche in questo caso a ridurre spese correnti, andiamo avanti intanto, spese correnti per poter investire sui servizi che diamo ai cittadini. Patto di stabilità abbiamo sempre rispettato, abbiamo fatto delle verifiche, andiamo avanti, quindi dal 2012 al 2016. Questo vabbè, la riconciliazione dei debiti e crediti con organismi partecipati, andiamo avanti, abbiamo chiuso tutte le società partecipate ad eccezione di una che si chiama Iesi Servizi, che gestisce un po' trasporto scolastico, farmacia, infezione, igiene urbana, e che è l'ultima che è rimasta. Su questo andiamo avanti, adempimenti sulla trasparenza, questo che rispettiamo, ha parlato prima del segretario. Poi la gestione delle società partecipate, andiamo avanti, abbiamo fatto la revisione a settembre. Ecco, vediamo la situazione, andiamo avanti, molto veloce, qui i dati, c'è anche dei nomi, qua andiamo avanti tutte le tabelle, questi sono dati finanziari consuntivo che sono presenti su amministrazione trasparente, queste chiaramente sono delle sintesi, quindi ecco, le spese correnti, la riduzione dal 2012 da 36 milioni siamo passati a 31 milioni 650 mila euro, quindi una riduzione percentuale rispetto al primo anno del 12-23%. E su questo va detto che le amministrazioni dello Stato hanno aumentato la spesa corrente del 4%, gli enti locali l'hanno ridotto di circa il 6%, noi siamo riusciti a fare appunto un 12% in meno. Questo però è perché avevamo una situazione, diciamo, di partenza molto corposa, quindi avevamo margine. Andiamo avanti. Questo è il consuntivo delle entrate, andiamo avanti. Questi dati sono tutti pubblicati nella sezione dell'amministrazione trasparente. Questa è l'anticipazione di cassa, andiamo avanti, che siamo sempre stati in equilibrio. Questo, beh, qua mi sentivo, qua andiamo avanti, qua parliamo di pagamenti, ma finora insomma andiamo avanti. Facciamo una programmazione di cassa
no, questo è tutti gli anni, perché ecco, uno degli obblighi è dire anno per anno come è l'andamento, quindi da questo punto di vista sono dati che sono derivati. Avete un indebitamento col sistema bancario, avete mai rinegoziato? Abbiamo rinegoziato con la Cassa Depositi e Prestiti, ma prevalentemente abbiamo ridotto il debito proprio estinguendo anticipatamente. Non hai quel grafico dell'andamento del debitamento? Ce l'ho più avanti. Cioè, mi pare ci sono due grafici, andiamo direttamente ai grafici perché tanto questi sono dati che poi ripeto molto dettagliati, ma che sono piani. Stanno in fondo, quindi vanno in fondo. Sì, va in fondo. Ecco, queste ecco, quelle le spese correnti che abbiamo visto prima, dal 2011 al 2016, passiamo da 36 milioni e 9 del 2011 a 30 milioni e 80, 830 mila euro del 2016. Andiamo avanti. No, andiamo avanti sull'indebitamento. Questo era l'ultimo? Quello era l'ultimo. Era l'ultimo, andiamo. Ecco, queste sono le azioni intraprese, questa è la spesa corrente, passiamo a 36 milioni, questo è sempre l'indebitamento, ecco, questo è l'indebitamento, da 30 milioni nel 2011 a 15 milioni nel 2017, e anticipo già che abbiamo a 10 milioni avremo a fine 2018, abbiamo fatto appunto l'approvazione del bilancio. Altre cose, direi che penso gli indicatori principali, se ci sono, ecco qua, sono da 30 milioni a 15 milioni, anche in questo caso è stato abbastanza difficile, però utilizzando oneri di urbanizzazione e alienazioni che prima venivano utilizzate per la spesa corrente, siamo riusciti ad evitare ulteriore indebitamento. Quindi diciamo attraverso un contenimento, una compressione della spesa corrente siamo riusciti a fare investimenti con risorse proprie. I locali del comune che voi affittate a delle associazioni, sì. Avete avuto necessità di ricontrattarli oppure continuano? No, noi abbiamo un regolamento, poi su questo magari il dottor Torelli è lui che gestisce tanto tutto. C'è un regolamento nel quale sulla base, vado un po' a memoria, della utilità anche sociale, per esempio per le associazioni di protezione civile hanno delle riduzioni e queste riduzioni vanno anche quantificate e pubblicate come se fosse un corrispettivo, un contributo, perché un abbattimento fino al 75% sì. dell'associazione. E sono comunque tutto dal punto di vista delle erogazioni diciamo pubblicate sul sito, perché è come se io facessi pagare l'affitto intero e poi ti do il contributo. Noi comunque applichiamo qui un principio che è anche condiviso alla Corte dei Conti, cioè quello di indicare nei provvedimenti in cui anche si dà un semplice patrocinio, l'uso per esempio di questa sala o di altre sale che avrebbero una tariffa come corrispettivo, qualora il patrocinio comporti la gratuità, è un contributo. Scriviamo nella delibera, nel provvedimento, che il patrocinio comporta un contributo indiretto così sì. dall'associazione pari a sì, 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 sì. proprio perché in questo modo c'è contezza della anche se non introitiamo un corrispettivo del sostegno indiretto sì, dato sì, alla sì. singola iniziativa, anche perché siamo in grado poi alla fine a rendicontare quanto effettivamente una società, perché magari qualcuno dice non mi avete dato neanche un euro, in realtà hai preso quello gratuito, hai preso l'altra cosa, quindi anche qui è diciamo trasparenza, ecco, per confrontare situazioni analoghe. Io avrei terminato, mi sono un po' dilungato. Una piccola considerazione, è un ottimo lavoro per il contenimento della spesa, dai dati emerge sì. veramente una strategia continua. Ecco, una riflessione sarebbe stato anche interessante se queste normative sugli standard di qualità dei servizi, sul customer satisfaction fossero state messe in atto, vedere se con la riduzione delle spese anche la qualità dei servizi ci fosse stato un mantenimento, un miglioramento, allora sarebbe stata un controllo bilaterale, così è su questo settore, però si può sviluppare, mi auguro, l'altro, in modo tale che un'amministrazione... Infatti,